Beh, sono contento, finalmente ne ho imbroccata una, diciamo, ho azzeccato il tiro. Dai, è importante che abbiamo portato a casa i 3 punti per continuare questo filotto importante che stiamo facendo. Ora sono 9 risultati tutti consecutivi. Cerchiamo di rimanere il più in alto possibile, poi si vedrà. C'è anche un primo posto in classifica momentaneo, in attesa del Benevento e di qualche altra, però comunque c'è un primo posto momentaneo in classifica. Te lo aspettavi dopo quella sconfitta all'esordio a Catanzaro, poi 5 vittorie e 4 pari? No, come ho detto a Pagani, secondo me la prima sconfitta in serie di campionato ci ha fatto bene. Ci ha fatto capire che è un campionato duro, non si può mollare neanche di un centimetro. Tutte le partite, come abbiamo visto oggi, appena ci siamo rilassati un attimo, ci siamo messi in difficoltà da soli praticamente. E quindi non si può mollare nessuna partita contro nessun avversario. Prima, parlando con Pisser Pancaro, dicevamo, sul gol Bombaggi segna e poi corre a fare un bel abbraccio in panchina a Pancaro. Il motivo di questo? No, il mister mi ha voluto fortemente qua a Vestabia. Mi ha, penso, aspettato qualche prestazione negativa, quindi è stato un abbraccio sentito che ho voluto regalare al mister. Questo Vestabia però non sa vincere una partita in maniera tranquilla. Nel primo tempo tenevate tante occasioni per poter portare la squadra sul 2, addirittura 3-0. Poi alla fine del secondo tempo, vuoi un po' forse la stanchezza vostra, vuoi un po' il Cosenza che ha giocato stranamente tutti dietro la palla, avete avuto tanta difficoltà e poi con l'ingresso di Mosciolo si poteva cambiare le inerzie della partita. Sì, guarda, al primo tempo abbiamo avuto delle ottime palle gol, il colpo di testa, la parata su Antonio, se non sbaglio attraverso di Sergio, l'azione di Sambu, tante palle gol. Dovevamo chiudere la prima e stavamo parlando di un'altra partita secondo me in questo momento. Però, come hai detto tu, siamo complicati da soli, però al di là del rigore penso che loro abbiano creato poco avanti. Perciò non abbiamo sofferto così tanto, anche se siamo abbassati e magari siamo calati un po' atleticamente. Però veniamo anche alla partita di Coppa in settimana, abbiamo giocato domenica, quindi un pochettino ci può stare. Però l'importante era portare a casa i 3 punti. Nonostante quanti meriti per il gol e quanti demeriti sulla non parata? Non lo so, penso che io c'ho un uomo davanti, quindi non so se l'ha vista partire bene il portiere, però penso che era abbastanza forte, perciò c'è pochi demeriti, penso. Invece si è giocato in settimana già in Coppa Italia, poi domenica scorsa vi giocato una parte di partita, oggi di nuovo titolare 90 minuti, alla fine si è sembrato un po' stanco, però era quasi logico, il campo era un po' pesantino, no? Sì, detto, mercoledì ho dovuto fare 90 minuti in Coppa perché venivamo da un po' di infortuni, mancavano molti ragazzi, quindi siamo potuti neanche interscambiare, diciamo. Però diciamo ora parte fine partita che ero veramente cotto, come si suol dire, però va bene, diciamo, sono contento sempre di giocare. E poi, come ho detto, vince aiuta a vincere, anche vincere in coppa ci aiuta a tenere su alto il morale e far meglio sempre domenica dopo domenica. Bombaggi, oggi il mister ti ha permesso di giocare un po' più accentrato alla posizione che tu prediligi, il gol di oggi riuscirà a farti confermare in questa posizione anche nella prossima? Spero e credo, comunque sono a disposizione del mister sia che mi mette a fare il terzino sia che mi mette a fare la punta centrale, perciò dove mi mette cerco sempre di dare il massimo. Questa vittoria è una risposta per i piccoli malumori che il pubblico, una parte del pubblico ovviamente, non gli ultra, hanno avuto dopo la gara con il Lecce, quell'1-1 che trema ancora vendetta con il palo di Di Carmen, fra l'altro Lecce che va a vincere a Salerno 3-1, quindi questo Lecce non è poi così scarso. Sì, in effetti penso che il nostro pareggio sia stato ingrandito la prestazione del Lecce di ieri, quindi tutti quanti hanno capito che lei c'è una segnala squadra da affrontare, perciò il nostro pareggio ci può andare stretto ma ci può andare anche bene, diciamo. Quindi arriva la partita contro la Lupa Roma, un'avversaria, diciamo, diretta di questa prima parte di campionato, siete tutte e due lì nelle prime posizioni di classifica, che partita dobbiamo attenderci sabato prossimo? Loro sono una squadra ostica, penso che abbiano confermato gran parte del gruppo dell'anno precedente, quindi sicuramente come gruppo sono molto compatti e quindi sarà una partita dura per quello. Stanno facendo bene anche noi e ce la giocheremo in casa col pubblico. Siamo forti, quindi speriamo di fare bene. A chi va la dedica di questo gol? Alla mia ragazza e alla mia famiglia che è venuta a trovarmi dalla Sardegna.